dimmi il tuo nome e ti rivelo tutto su chi sarà la tua anima gemella. Chi non vuole un anticipo su chi sarà l'amore della propria vita? Siamo tutti assolutamente curiosi di saperlo. Ma cosa succederebbe se ti dicessi che potresti scoprire molto sul tuo futuro partner grazie soltanto al tuo nome? Sembra intrigante, non è vero? Allora prendi una penna e un pezzo di carta, perché è tempo di fare un test. Ma prima di saperne di più sulla tua anima gemella, clicca sul pulsante iscriviti e attiva la piccola campana per le notifiche. Ora non ti perderai nessuna delle notizie divertenti e gli entusiasmanti aggiornamenti che arrivano ogni giorno su Il Lato Positivo. Ora torniamo al test. Dovrai rispondere a un paio di semplici domande che riguardano il tuo nome. Per ogni risposta data otterrai 1-5 punti, quindi assicurati di annotare tutti i risultati. Il resto è semplice. Somma tutti i punti per conoscere la prima lettera del nome del tuo futuro partner, insieme ad altri dettagli interessanti. Per quel che riguarda le istruzioni, questo è tutto. Sei pronto? Allora iniziamo! Domanda numero 1. Torniamo al momento in cui i tuoi genitori stavano cercando di trovare un nome perfetto per te. Come hanno scelto il nome che ti hanno dato? A. Suona molto bene con il mio cognome, quindi hanno deciso che era una accoppiata perfetta. B. Mi hanno chiamato come un membro della famiglia. C. Il mio nome ha un significato bellissimo, quindi questa era la ragione principale. D. Hanno scelto questo nome a causa della religione, è tradizionale. O mi hanno chiamato come un personaggio di un film o di un libro. E, nessun motivo specifico, a loro piaceva il nome. Se la tua risposta è A, segna 2 punti. Se è B, il tuo primo punteggio è di 5. Ottieni 4 punti per la risposta C e 3 punti per la risposta D. Infine, con E ottieni solo un punto. Andiamo avanti. Domanda numero 2. Quanto è lungo il tuo nome? A. 3 lettere o meno. B. Da 4 a 5 lettere. C. Tra 6 e 7 lettere. D. A 8 o 9 lettere. E. È piuttosto lungo, con più di 9 lettere. Ok, quindi la risposta A ti dà un punto, mentre la risposta B è uguale a 2 punti. C ottiene 3 punti e ottieni 4 punti per la D. Ultimo, ma non meno importante, la E ti dà 5 punti pieni. Domanda numero 3. Che mi dici della prima lettera del tuo nome? Che cos'è? A. AJKNX. B. BFLUZ. C. CRVWY. D. DHOQS. E. EGIMPT. Se è una delle lettere sotto l'opzione A, ottieni un punto. Il premio per la risposta B è 5 punti. C equivale a 3 punti e D ed E sono rispettivamente 4 e 2 punti. Andiamo avanti. Domanda numero 4. Il tuo nome è popolare? A. Sì, è molto popolare. B. È abbastanza popolare. C. È piuttosto nella media. D. È abbastanza insolito. E. È davvero raro. Quindi, se l'opzione A ti rispecchia, prenditi un punto. Se la B è più familiare, segna 2 punti. C ti dà 3 punti e D ed E sono rispettivamente 4 e 5 punti. Domanda numero 5. Hai un soprannome? A. Sì, ne ho più di uno. In realtà, le persone raramente mi chiamano con il mio vero nome. B. Ne ho uno o due. C. Certo, ne ho uno, ma raramente viene usato. D. Ne ho uno, ma sorprendentemente la gente non lo usa. E. No, non proprio. Se la tua scelta è A, prendi 5 punti. La risposta B ti dà 4 punti. La C equivale a 2 punti, D equivale a 3 punti e infine ottieni un punto per E. Ok, pensiamo di conoscere la prima lettera del nome della tua anima gemella, ma abbiamo bisogno di un po' più di informazioni su di te per capire la personalità del tuo partner. Quindi facciamo questa parte rapidamente. Domanda numero 6. Come ti senti a esibirti? Ti piace ballare, cantare o recitare?
A. Lo adoro, è sicuramente qualcosa che mi piacerebbe fare in futuro. B. Mi piace davvero, sì. C. Non sono sicuro. D. Posso fare qualcosa del genere, ma solo con i miei amici al mio fianco. E. No, non è certo quello che mi piace fare. La A sta per 5 punti, mentre B è uguale a 4 punti. Puoi scrivere 2 punti per la C e 3 punti per la D. La E, come al solito, ti dà solo un punto. Domanda 7. Che dire della matematica? Era la tua materia migliore o peggiore a scuola? A. La matematica mi viene naturale, quindi sono abbastanza bravo. B. Nella media, non era il mio punto di forza, ma neanche il mio più debole. C. Odiavo la matematica con tutto il mio cuore. Sono decisamente un C. Se A ti descrive perfettamente, ecco un punto. La B ti dà 3 punti e la C ti fornisce 5 puntoni. Domanda 8. Come ti senti di solito quando guardi un film altamente emotivo? A. Ad essere onesti, per me è una vera montagna russa emozionante. Piango durante le scene tristi e rido nei momenti divertenti. Mi immergo totalmente nella storia. B. Mi immedesimo nei personaggi, seguo attentamente la storia e verso qualche lacrima di tanto in tanto. C. Dipende dalla storia, ma di solito sono emotivamente stabile anche durante le scene tristi. D. Apprezzo soprattutto la sceneggiatura se è creativa ed ha una buona recitazione, ma raramente mi commuovo. E. Non sono tanto emotivo. I film tristi raramente mi fanno emozionare. Allora, per l'opzione A ti vengono dati 5 punti, la B è l'equivalente di 3 punti. La C ti dà 4 punti e la D è uguale a 2 punti. Se la tua preferita è E, aggiungi un punto al totale. Domanda 9. Qual è la cosa più importante in una relazione? A. Divertirsi insieme e poter essere se stessi con il proprio partner. B. Sostenersi l'un l'altro ed essere amici prima di ogni altra cosa. C. Avere una profonda comprensione e creare un'unità. Ok, quindi la A ti dà 5 punti, la B 3 punti e la C ti dà un punto. Dai, ancora una domanda e abbiamo finito. Domanda numero 10. Per cambiare, facciamo una domanda triste. Hai mai avuto il cuore spezzato? A. Mi affeziono tanto alle persone, quindi sì, mi si spezza il cuore ogni volta che perdo qualcuno che ha un posto speciale nel mio cuore. B. Sì, sicuramente più di una volta, 2 o anche 3. C. Sfortunatamente sì, è successo alcune volte. D. Per fortuna mi è successo solo una volta. E. Assolutamente no, sono bravo a proteggere il mio cuore. Se scegli la lettera A ti dà 5 punti, la B ti dà 4 punti. Ottieni 3 punti per la C e 2 punti per la D. Quelli che hanno scelto la E ricevono un punto. Ecco fatto? Ora conta tutti i tuoi punti. Siamo pronti per le conclusioni. Se hai totalizzato 10-17 punti, sei abbastanza pratico e riservato, giusto? Sei estremamente indipendente e puoi fare qualsiasi cosa se ti applichi. Anche se non stai cercando nulla di serio, non ti dispiacerebbe avere un partner forte e responsabile, proprio come te, ma che allo stesso tempo possa aggiungere un po' di spontaneità alla tua vita. Finalmente eccoci qua, ed il nome del tuo partner inizia con AKJROB. Uno di questi è la tua anima gemella. Se hai totalizzato 18-26 punti, sei probabilmente un perfezionista. Ti piacciono le cose fatte in un certo modo e ordine. La tua vita amorosa è uguale, sai cosa funziona e cosa no. Tutto ciò di cui hai bisogno è qualcuno che corrisponda all'immagine che hai creato nella tua testa, qualcuno determinato, calmo e idealista come te. Qualcuno con il nome che inizia con FHTSO può darti qualsiasi cosa tu stia cercando in una relazione. Se hai totalizzato 27-35 punti, sei gentile, socievole ed amabile. Il tuo uomo o donna dovrebbe essere rilassato come te, qualcuno che è spiritoso, divertente e pronto a esplorare il mondo.
Ragazzi e ragazze i cui nomi iniziano con E, C, L, X, V o W sono naturalmente cool, leali e carismatici. Inoltre, sono fantastici chiacchieroni e comunicatori. Quindi avrai conversazioni lunghe e significative, divertendoti allo stesso tempo. Una potente coppia da formare. Se hai fatto 36-44 punti, la tua vita amorosa è sicuramente molto importante per te. Sai quanto tempo consumano le relazioni, lo sforzo che ci vuole e sei disposto a fare tutto il necessario per qualcuno per cui ne valga la pena. Sei anche aperto a nuove persone ed esperienze, il che significa che troverai la tua persona speciale in pochissimo tempo. Forse sarà qualcuno il cui nome inizia con D, I, M, P o Q? Dai uno sguardo più da vicino a nomi che iniziano con queste lettere in quanto hanno forti valori familiari e sarebbe perfetto per te. Infine, se i tuoi risultati sono superiori a 44 punti, sei molto emotivo e molto romantico. Le tue emozioni sono molto luminose e colorate. Piangi facilmente, ridi facilmente e tendi ad avere una visione positiva della vita. Se qualcuno sa cos'è l'amore, quel qualcuno sei tu. Pertanto, hai bisogno di qualcuno che possa fare tesoro di te e del tuo premuroso, gentile e grande cuore. Chiunque il cui nome inizia con G, U, Y, N o Z sarà sempre al tuo fianco e ti fornirà l'esatto livello di impegno di cui hai bisogno. Allora, cosa ne pensi dei tuoi risultati? Diccelo nei commenti qui sotto. Se ti è piaciuto questo divertente video, dacci un mi piace e condividilo con i tuoi amici, in modo che possano conoscere meglio il loro futuro amore. Se vuoi vedere altri video come questo, fai clic su iscriviti e unisciti a noi su Il Lato Positivo.